Salve a tutti, sono Michele Puppone, ricercatore e studioso di Caravaggio. Oggi parlerò di un dipinto che forse non è fra i più noti in Pinacoteca a Castellursino, eppure è certamente un quadro piuttosto interessante, il Cristo alla Colonna, attribuito a Mario Minniti. Il dipinto rappresenta Cristo che, legato alla colonna, viene flagellato da due manigoldi. Non vediamo i volti di questi ultimi, l'uno posto di spalle, mentre l'altro è in penombra. È una scelta da parte dell'artista che sembra accentuare il carattere occulto del male. Tutto ciò, nel formato verticale della tela, dona anche maggiore risalto alla figura del Cristo sofferente. Il quadro costituisce un'importante testimonianza iconografica, se a quanto pare è una copia di un Caravaggio perduto, non l'unica. Una seconda si trova a Macerata. Di una terza versione ancora è ignota l'ubicazione attuale. Si trovava un tempo in collezione Camuccini a Cantalupo in Sabina. C'è da dire che, per qualcuno, proprio questa terza versione sarebbe il dipinto originale caravaggesco. Ricordiamo che Michelangelo Merisi, adottando soluzioni compositive simili, aveva dipinto in altre occasioni un Cristo alla colonna, o comunque aveva rappresentato un altro momento della Passione, quello dell'incoronazione di spine. Vediamo così che le pose del Cristo o dei suoi aguzzini del quadro di Catania ricorrono nella flagellazione di Capodimonte e in quella di Rouen e ancora nell'incoronazione di spine di Vienna e in quella di Vicenza. Risulta difficile pure stabilire in quale momento Caravaggio abbia dipinto il prototipo della copia di Castellursino, se quando si trovava ancora a Roma o in un momento immediatamente successivo, a Napoli, dopo aver abbandonato la capitale per aver commesso un omicidio. Ma chi è l'autore del quadro di Catania? È difficile stabilirlo e sono state fatte alcune ipotesi al riguardo. Si pensò anzitutto a Giovanni Battista Caracciolo, detto Battistello, un seguace napoletano del Merisi, oppure a qualcuno della cerchia di Carlo Saraceni, pittore veneto operante a Roma, di cui è stata riconosciuta una certa vicinanza alla pittura caravaggesca. Un'altra ipotesi ancora suggerisce, per l'ignoto autore del Cristo alla colonna di Castellursino, il nome di Mario Minniti. È a lui che lo vediamo assegnato nell'allestimento della Pinacoteca del Museo Catanese. Minniti, originario di Siracusa, aveva conosciuto Caravaggio a Roma, nella bottega in cui avrebbero collaborato agli esordi dei loro anni romani. Si ritroveranno poi nella città natale di Minniti, dove questi era ritornato una volta lasciata Roma, e dove Caravaggio si troverà a passare durante il suo soggiorno siciliano. Va segnalata infine nelle collezioni di Castello Ursino la presenza dell'unica copia superstite della Natività di Palermo, ma dipinta a Roma, di Caravaggio, rubata nel 1969. Cosicché il museo vanterebbe una sorta di primato, quello cioè di custodire nella pinacoteca due copie da due Caravaggio dispersi. Ma per saperne di più sulla copia della Natività eseguita dal pittore Paolo Geraci, vi invito a seguire un altro video realizzato per Pratea Comune. Chiudiamo con una suggestione. Caravaggio, si sa, aveva un temperamento rissoso e fra i vari episodi di violenza di cui fu protagonista si ricorda l'aggressione a Piazza Navona al notaio Mariano Pasqualone per motivi di gelosia di una donna. Ebbene, proprio nei beni della famiglia Pasqualone è attestata la presenza a Roma nel 1652 di un Cristo flagellato alla colonna. Poteva forse quest'ultimo essere il prototipo caravaggesco, qualunque ovunque esso sia, di cui una copia è conservata ancora oggi a Catania? Una cosa è certa, gli studi caravaggeschi sono una materia viva e per ogni questione che sembra chiudersi, un'altra ancora se ne apre. Proprio come ci dimostra, appunto, il Minniti di Castellursino.